molto conosciuto, Beatrice Pazzi. Aiuto, mi si sono rotte le acque. Questo è il titolo del libro scritto dalla giornalista Michela Giordani, già nostra collega, con il quale ha voluto raccontare 8 anni di vicissitudini dettate da incontri, colloqui, sedute, visite e tanti momenti di apparente gioia, ma subito eclissata dalla tristezza e dalla delusione. 8 anni, dicevamo, durante i quali il desiderio di essere mamma non è mai venuto meno. 8 anni vissuti con il proprio marito Gennaro, fra alti e bassi, ma senza mai perdere la speranza, credendo sempre ambedue che un giorno un sorriso di bimbo o di bimba avrebbe rotto la monotonia ed avrebbe rischiarato la loro vita. Oggi la gioia traspare da tutti i pori, ma la mamma Michela non ha dimenticato ed ha voluto raccontare e consigliare, e lo ha voluto fare in un ambiente ideale, la cittadella di Angri, luogo vissuto da Don Enrico Sbaldoni. Ha voluto la scrittrice accanto a sé, Beatrice Pazzi, volto notissimo, simbolo di serenità e di familiarità. Aiuto, mi si sono rotte le acque. È la risposta che ho dato al giudice del Tribunale dei Minori che ci annunciava una bambina e che ci chiedeva se la volevamo. E io ho risposto sì, sì, la vogliamo, aiuto giudice, mi si sono rotte le acque. Una gioia che sprizza non solo dagli occhi, ma da tutti i pori. Sei adesso felice? Sono felice e spero che questo libro possa aiutare sia le tante coppie, tantissime, che sono nella condizione nella quale siamo stati io e mio marito per tanti anni, cioè quella di un'attesa a volte interminabile per l'adozione, ma spero che questo libro possa servire anche chi è dotato di fertilità, ma a volte non di tatto, e si rivolge ai non genitori a volte con frasi che fanno male. Io le racconto con grande ironia perché sono una persona ironica e ho affrontato sempre questa lunga attesa che ho durato 8 anni con ironia, però invito le persone che hanno tanti figli di essere attente quando parlano con chi figli non ne riesce ad avere. E racconto però anche il dramma e la sofferenza di 8 anni, di 8 feste delle mamme che non ho potuto festeggiare, di 8 anni interminabili. Avevo un po' gettato la spugna e quando non ci speravo più, no, quando non ci credevo più, è arrivata la telefonata. È una storia meravigliosa e parla a tutte quelle mamme che sono in attesa, che sono magari deluse, le incoraggia tantissimo e anche sorride con molta ironia su tutte le gaffe che io per prima ho fatto tante volte. Ma quanto vi siete sposati e com'è che ancora non aspettate un bambino? Cioè, da ridere, da sconfisciarsi dalle risate, ma anche da riflettere e poi da commuoversi, perché è una bellissima storia. Finalmente ha potuto dire: sono una mamma, sono una mamma, sono una mamma. E tutte le donne hanno dentro di sé il desiderio di essere madri, e quando non riescono ad essere madri, a generare vita naturalmente, comunque sono chiamate a essere madri, a generare la vita attorno a sé, a occuparsi e avere cura delle persone che hanno intorno.